Vai. Boh. No, perché ci sono anche dei problemi a fare la ripresa. Allora, dunque, questa volta recensiamo il Master Grade del Sazami Verka, uno degli ultimi Master Grade usciti, e anche uno dei più complessi e uno dei più belli. Allora, ecco qua, questo è Sazami, scatola molto imponente, vediamo anche le dimensioni, cioè, chiaramente. 59 cm per 39 per 12 cm di altezza di potenza. Il Sazami di Shahrasnag. E robottone come sarà alto? Sarà circa 25-26 cm. Lo pesiamo. Ci fidiamo di quello che vedi. Beh, lo ha fatto ben male. Sono 1642 grammi. Quindi, Iga. È concesso? Iga. Vabbè, sarà concesso. Non so. Ci censureranno per... Sì, si può dire, figa. Cazzo. Bravo. Figo, mi tiri fuori la parte peggiore di me. Allora, vediamo quello che c'è dentro. Il cedolino. Il gattino. Il gattino per vincere. E due schiaffoni nei denti dati direttamente dalla Corby. E vai. Le istruzioni. Con dei cenni storici del Sazami. Questo sembra molto bello, eh? Sì. Molto bello. Ci vuole anche molta pazienza per farlo. Vediamo un po' questi sono i contenuti delle sprue. Le istruzioni per farlo. Quindi, insomma, un bel Master Grade complesso. Ciccione. E poi di Char. Qui siamo alla sezione delle armi. Qui vediamo, insomma, le ultime fasi. E qui proprio c'è la fase, diciamo, delle decals da applicare, che in questo modello sono, non ci sono né trasferibili né adesivi, ma le decals, che secondo me è la cosa migliore, sono magari anche un po' più complesse da posizionare, però... C'è l'omino? Sì, beh, dentro, però questi qui ti fanno vedere come lo puoi colorare, se no in realtà sarebbe di plastica poi colorata, di plasticaccia poi colorata. Allora, vediamo un po' anche... il numero, vedi anche poi la mole delle sprue. Questa è una sprua di colore rosso con anche gli adesivi e soprattutto le decals, che sono veramente tante. Allora, vediamo poi un'altra sprua di colore un po' più rossiccia, un'altra sprua rossa, un'altra doppia sprua rossa, qui una sprua, diciamo, bordeaux con una grigia, un'altra di colore grigio metallizzato con una un po' più scura, un'altra sprua rossa con le sprue nere, un'altra sprua di grigio metallizzato con una sprua grigia scura, due sprue nere, vediamo qui lo scudo e altre sprue nere, qui c'è una sprua di colore giallo con una di colore trasparente e due di colore grigio, un'altra sprua di colore nero con un'altra sprua di colore giallo, qui c'è una sprua corposa con le armi e di colore grigio, e qui un'altra doppia sprua di colore grigio. Niente, i pezzi sembrano tanti, la scatola bella imponente, e direi che qui c'è da divertirsi veramente tanto a montarlo. Però secondo me anche il risultato poi finale sarà molto molto soddisfacente. Quindi io, questo qui è un Master Grade che ve lo consiglio caldamente insieme all'RX93 di Amuro Ray, sempre in versione K, che quello l'ho già assemblato ed è veramente fantastico, e in coppia con questo secondo me nella vostra collezione farà un figurone incredibile. Quindi ci vedremo, questo modello lo rivedremo fra un po' di tempo quando l'avrò assemblato e vedremo quale sarà il risultato. Intanto con questo è tutto, se avete delle domande fatele e cercherò di rispondervi nel modo più adeguato possibile alle vostre esigenze. Ciao e alla prossima!